Il turismo è un tema che è molto caro ai nostri lettori. La regione Liguria ha un territorio particolare che però ben si presta a questa esigenza nuova dei turisti over. Sì, beh, diciamo che anche i dati statistici liguri, vuol dire, tendono a questo, nel senso che la Liguria ha sì una popolazione molto anziana, ma vuol dire anche che in Liguria si vive bene e lo stile di vita ligure aiuta a vivere più a lungo. Ma anche proprio i dati relativi al turismo dicono che gli over 50 in questo caso e gli over 60 per quanto riguarda i flussi turistici rappresentano una parte importante, perché quasi il 20% delle presenze liguri sono riferibili al turismo over 50, con prevalenza degli italiani, però con una percentuale anche di stranieri. Quindi se pensiamo che nel 2016 la Liguria ha di nuovo diciamo così sfondato il muro dei 15 milioni di presenze e il 20% di queste sono dovute agli over 50, dobbiamo capire anche l'importanza che l'over 50 ha nell'economia turistica, che ripeto, il cui PIL in Liguria può essere contabilizzato in circa 3,8 miliardi di euro. Però, cioè, quindi, mi sembra che siamo, come dire, che sia la Liguria, siamo la Liguria, una regione che accoglie un turismo un po' più selettivo, un po' più anche un po' più di nicchia, ma nel senso del prendersi cura di se stessi, della ricerca di cose nuove, della ricerca di una buona vita, un buon modo di vivere. Sì, è quello che stiamo cercando di promozionare in giro per il mondo, in giro per l'Europa e anche in giro per l'Italia, cioè la Liguria come una regione in cui è semplice passare le vacanze, è semplice, quindi vuol dire da fiducia, non è complicato, si sta bene, si vive bene, è facile andare in spiaggia, come è facile raggiungere l'entroterra, dove anche i prodotti del territorio sono ottimi, con delle eccellenze particolari, l'olio, il pesto, il basilico, il vino e altre cose che sono in Liguria si trovano così buone come qualità, e che vuol dire in una vacanza dove normalmente la parte no gastronomica ha grossa importanza nella scelta del territorio, sì, dove andare a passare le vacanze, penso che lo sia ancora di più magari per una certa fetta di turisti che magari girano un po' meno, ma sono più sensibili e hanno anche più possibilità di spesa. E quindi è chiaro che il nostro territorio bene si adatta al turismo senior, poi vuol dire che è una definizione che non è che mi piaccia molto, perché poi come vediamo i dati sono altissimi, quindi è molto importante. Da questo 20% a cui dicevo prima, poi manca tutta la parte legata al turismo croceristico, perché essendo milioni di persone che transitano per il nostro territorio nei porti di Spezia, Genova e Savona, però nessuno dorme qua perché dormono tutti in nave, ma sono milioni di persone che vedono la nostra Liguria, e anche questa una buona parte sono turisti senior, che però hanno una grande pregio, diciamo così, valenza per noi di tornare poi nei loro luoghi di origine e trasferire la bellezza della nostra Liguria, e quindi creare quella promozione indiretta che però nel turismo vale molto molto in termini percentuali. Bene, allora direi che i dati di quest'estate promettono bene nella prossima ormai imminente periodo, diciamo, di vacanze. Diciamo che i primi 4 mesi dell'anno sono andati benissimo per la Liguria, con un aumento sostanzioso rispetto allo scorso anno, e quindi anche il progetto di destagionalizzazione del turismo che stiamo portando avanti sta funzionando. Vedremo poi in autunno di tirare le somme sui numeri, ma insomma pensiamo che siano dati fantastici, naturalmente aiutati dalla congiuntura internazionale, ma penso che i Liguri e la Regione Liguria, attraverso la promozione che fa per attrarre nuovi flussi turistici, abbiano fatto il loro lavoro dimostrandosi accoglienti, e la Liguria ha fatto una promozione ottima per far conoscere il nostro territorio. Direi che a questo punto, assessore, ci rimane poco da fare, ci rimane solamente invitare tutti i nostri lettori a partecipare a tutte le iniziative che quest'estate verranno fatte nella Regione Liguria, che sono tutte
sotto il marchio hashtag la mia Liguria, che vuol dire è quello che fa da cornice a tutte le nostre, a tutte le nostre manifestazioni. Hashtag la mia Liguria, oppure la mia Liguria, che è il sito istituzionale della Regione Liguria, dove però ci sono anche tutte le informazioni turistiche. Bene, vi aspettiamo. Grazie, Assessore. Grazie.